Oggi faremo una sorpresa a nonna Maria. È una bella sorpresa. Sei Vediamo. curiosa? Allora, ce ne stanno due le sorprese. Oh, meno male. Questa qua dentro, guarda che c'è scritto. Ah, Che c'è scritto? Dillo. fabbrica di San Pietro. Fabbrica di San Pietro Vaticano. Vediamo che c'è dentro. Te la leggo io. Guarda che c'è scritto. Segreteria particolare di Sua Santità. Ah, Questa è una lettera che viene direttamente dal Papa, ma poco. che abbiamo un nostro amico, un nostro don amico che non è voluto comparire, però è molto amico di un cardinale che ha raccontato la tua storia, la nostra storia dello zio Roberto al Papa direttamente. E il Papa vi scrive: cari Maria e Fausto, il cardinale mi ha trasmesso le espressioni della vostra vicinanza spirituale. Vi ringrazio tanto. So che avete molto sofferto. Desidero assicurarvi la mia preghiera di suffragio per il vostro figlio. Continuate a trovare conforto nella fede. Questo La sì. grazia di Dio infonda pace e consolazione nei vostri cuori. Grazie Papa Francesco, grazie Eh? tanto. Io ci credo su Papa Francesco. Vi abbraccio e invocando l'intercessione della Santa Vergine di San Giuseppe, benedico voi e le persone che vi sono care. Grazie Papa Sei Francesco, contenta? grazie, grazie, mi viene Per da piangere, grazie Papa Francesco. favore, continuate a pregare per me. Sempre, sempre, tutte le sere, Papa Francesco. Fraternamente Io Francesco, guarda la firma del Papa. Eccola qua. prego Papa Posso. Francesco, che l'ha voluto Gesù, ama gli ultimi e gli anziani. Grazie Papa Tieni, Francesco. sei contenta? Tanto. Un bacetto. Questo è opera tua, eh. E poi va portato anche. Vedi? Ah, bello. Qui c'è la preghiera. Come Gesù Cristo costretti a fuggire. Ma poveretto. Poi guarda, guardate anche questo. Quindi il Papa ha saputo la nostra storia, è vero ragazzi? Sei Bello, contenta? tanto. Grazie Papa Guarda lì, guarda Francesco, lì. Poi grazie. Ti voglio bene, Papa Francesco. ti ha dato, ti ha regalato questa corona, questa direttamente dal Papa. Oh, come si apre? Ecco, guarda. Bella, grazie Papa Francesco, grazie. Questa la metto subito. Sei contenta? Tanto, tanto Papa Lì. Francesco, grazie, E ti questo è voglio per bene. nonno, che ha detto che alla nonna Maria, mi hanno riferito che nonna Maria è molto devota, insomma, lui dovrebbe dire meno strafalcioni, l'ha detto il Papa, giuro ragazzi, eh. Adesso insomma, è migliorato, tanto è Sei contento o migliorato. no? Ma questa è la lettera del Papa. Ma insomma, questa è una cosa grande per me. Poi io voglio bene a Papa Francesco, sempre, è vero che voglio bene, Sì. dico sempre. Prego tutti i giorni per te, Papa Francesco, anche quando fa il Rosario di Lourdes, la sera, prego per Papa Francesco. Oh, sei Perché commossa. l'ha voluto Gesù, Papa Francesco, Quindi loro ama hanno. gli ultimi e gli anziani. Grazie Papa Francesco, grazie Federico, grazie. A te ti ha mandato quell'altro dal cielo, sta pregando, mi ha Un mandato bacetto. ciao. Grazie Federico, grazie tanto per tutto quello che fai, grazie. Grazie Fede, grazie. Vabbè, oh, Averceli hai visto? nipoti Anche da te ti ha come te. mandato. A te ti Guarda, manda quella della sera, anche lui si è commosso, bravissima. vedi? Oh, ma il Papa è una cosa grande, come se fosse Gesù, uguale. Bello, bello Federico, questa è una cosa bella, me l'aspettavo, guarda. E allora gli Conosco, dissi ecco, conosco il a cardinale. Fausti, piacere davvero, piacere.
Allora gli dissi, gli scrissi a Federico che mi sarebbe piaciuto portarla dal Papa, perché tramite il cardinale ho la possibilità di raggiungerlo. Però era un po' complicata la cosa, perché andare a Roma poi il Papa non sta tanto bene. E allora dico, per Pasqua gli voglio far arrivare un regalo, però poi non ce l'ho fatta perché ho 5 parrocchie, insomma, c'ho da fare. Ecco. E allora poi con Federico, dico, ci si accorda. E rimasi colpito dal video che faceste quando raccontaste di... E allora ho raccontato al Santo Padre questa cosa e gli ho detto, guardi Santo Padre, mi farebbe piacere se gli scrivesse un pensiero per loro. E poi mi ha mandato anche una corona e niente, quindi questo lo... lo so, ma ti seguo, vedo quanto ti rompe le scatole il tuo nipote quando dici rosario. Sì. E quindi ha portato questa corona e poi ti ho messo anche... Ma è vero che 3 rosari sono troppi? Ma insomma, no, vabbè, una al giorno va bene. E qui vedo tutta la... come la chiami? Come la chiami, Federico? La cristoteca. Però questi tutti me le hanno regalate, me le mandano, anche Gesù quello. E queste sono benedette da lui, proprio questa quadretta, che insomma è una cosa che proprio insomma è difficile. Infatti poi il cardinale mi mandò la lettera, mi dice, guarda, dice, è stato difficilissimo perché in questo periodo, ripeto, non sta bene. La sorpresa così non me l'aspettavo, una cosa bellissima. Che io ci credo molto, poi io voglio bene a Papa Francesco, lo prego sempre, anche questo sacerdote che si è preso questa bella cosa, ma queste sono cose belle per chi crede, io lo amo tanto, io voglio bene, grazie Padre che si è preso questa cosa, è venuto qua a portarmi la lettera che mi ha mandato Papa Francesco. Grazie, grazie tanto, grazie anche a Federico, grazie. Mi sono tanto commossa, ci ho pianto, queste sono cose belle, belle, belle. Altro che vincere al Totocalcio, questo è vincere. Totocalcio non c'è più. Bello, bello, altro che vincere. C'è il Toto de Brrr! Va via! Va via!